Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, sto impacchettando le cose per il trasloco e mi sono resa conto che non ho fatto il video dei prodotti preferiti per l'estate 2021. Visto che tante cose le ho aperte verso fine estate e quindi per evitare sprechi le andrò a utilizzare a inizio estate prossima. Ho pensato di farvi ora il video per poi conservarlo e caricarlo a inizi della prossima estate. Quindi voi vedrete questo video nel 2022, quindi sarà questo è il primo video del 2022, no, sto scherzando. E quindi nulla, spero che le mie piccole recensioni per prodotti estivi vi possa piacere, vi possa essere utile. Mi raccomando, se ti piacciono i miei video, metti un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, c'è sempre il tastino dell'iscrizione giù nell'info box. Allora, come borsa mare, quest'anno 2021, Marco mi ha regalato questa in tessuto di carpisa, molto grande, con varie fantasie, ma comunque tono predominante il rosa che si è anche rotta. E gli avevo detto, amore, non la prendere di carpisa perché quell'altra di carpisa mi è durata praticamente da gennaio. Non so se sono stata inquadrata, beh, comunque mi è durata da giugno a neanche settembre. No, non ti preoccupare, questa sembra resistente. Clap. Allora, partiamo da la busta che è emersa prima. Allora, questa busta io praticamente la metto e la tolgo dalla borsa mare rispetto a che cosa mi serve. Dentro ci sono un po' lerce, gli occhialoni, la maschera, questa se non sbaglio è Decathlon, ma comprata diversi anni fa. Io adoro quando vado in un mare che permette di, non so, osservare l'acqua, sotto ci sono le rocce, eccetera. Mi piace farmi una nuotatina con queste. E sempre di Decathlon le vecchie scarpine, queste non le fa più Decathlon, da scogliera. Sono comode, si asciugano in un lampo e quindi le tengo in questa busta. Quando mi servono, so che vado in una spiaggia con certe caratteristiche, la prendo e la metto nella borsa. Poi c'è un pareo gigante, questo non è mio ma è di Marco, con Bob Marley. Allora, questo era un suo pareo di quando era ragazzino, che aveva in camera, e ora lo utilizziamo come aggiunta ombra con delle mollette da bucato da mettere intorno all'ombrellone per aggiungere un pochino più di ombra quando fa o troppo caldo, o vogliamo, non so, dopo pranzo metterci più comodi sotto l'ombrellone. Questo pareo leggero alla fine, perché non è pesante, aiuta molto. Poi è bellissimo, io adoro i colori di questo pareo. Sempre da tenere, da mettere all'occorrenza, ovviamente siamo in due cuffiette, quindi se andiamo in un posto dove c'è la piscina, sempre nella bustina che avete visto prima ci sono le cuffiette. La mia rosa, sempre presa da Decathlon, questa è una classica da piscina per Marco, che credo che gliel'abbia dato papà perché ne aveva una in più, ora non mi ricordo. Ovviamente due asciugamani telimare belli grandi, che ora sono puliti e andrò a metterli negli scatoloni della biancheria da portare a casa. Poi ancora ci sono due pochette. Diciamo che questa è quella che porto sempre al mare. Molto comoda perché ha la cerniera grande qui e una un po' più piccola per, non so, gli spicciotti, eccetera. E di solito è riempita con quello che vi farò vedere fra un attimo. Questa qua, impermeabile, di solito non è riempita con quello che vedete, ma le ho messe io da parte per poter fare il video. Di solito c'è il portafoglio, il cellulare, perché essendo impermeabile mi aiuta a tenere, queste cose un po' più delicate e più protette. Comunque partiamo da questa che dovrei anche lavare.
Allora, fuori c'era la crema solare che ho utilizzato all'inizio dell'estate e non ho buttato perché dovevo farvi la recensione. Allora, la prima crema solare che abbiamo utilizzato quest'estate era della Delicious Solaire, crema solare protezione alta, pelle molto chiara, SPF 50, vitamina E, filtri UVB, UVA e UVB. Questa crema è da 250 ml, comprata Mister Risparmio, se non erro, non mi ricordo. Pagata non tantissimo, ma ha fatto il suo lavoro. All'inizio pelle bianchissima, non mi sono ustionata. Marco ha la pelle un po' più scura della mia, quindi lui tra virgolette non fa testo per gli ustioni, però ha molti nei, quindi gli metto la crema 50 più tutta l'estate anche a lui. Comunque non mi ha fatto scottare, non mi ha creato eritemi. Leggera, si spalma bene, va ovviamente riapplicata nel corso della giornata. Io questa la metto, diciamo, dal collo in giù. Per il viso ho utilizzato un'altra crema a parte. Comunque mi è piaciuta tantissimo, ma l'avevo già comprata negli anni, se non erro, perché sono andata a colpo sicuro. Poi, seconda crema, sempre 50 più, questa qua l'abbiamo utilizzata nella seconda parte dell'estate, quindi verso agosto e quindi l'inizio dell'estate prossima la finiremo. È della Nivea Sun Maxi Formato Kids Sensitive Protect and Play, 50 più, molto alta, protezione UVA, UVB immediata, extra resistente all'acqua, spray solare da 300 ml. Questa c'ha praticamente questo interruttore, si abbassa ed è a spruzzo. Questa è una protezione che comodamente tu la butti in borsa e non ti rovina tutto. Allora, ha uno spruzzo ben direzionato, è molto leggera. Mi sto appoggiando troppo a questo armadio. Comunque, lo spruzzo non è troppo ampio, ma è ben direzionabile, quindi vedi dove hai spruzzato e poi vai a spalmare, no, a espandere la protezione sul corpo, sulla parte. È molto leggera, è tipo un'acquina biancastra, non lascia scie. L'unica pecca, forse la volevo un pochino più corposa, però considerando il tipo di confezione, è la confezione più pratica, cioè la protezione, la crema così leggera per questa protezione insieme è una combo perfetta. Ok. Poi, per il viso, quest'anno ho scelto della Near, sempre preso se non sbaglio all'Eurospin, Sun, crema solare, viso anti-age, protezione molto alta 50 più, con vitamine E, con coenzima Q10, filtri UVA, UVB, resistente all'acqua, idratante. Questa confezione è di 75 ml. Ora ve la faccio anche vedere. Semplice e cremina bianca, facile da spalmare. Ora ne ho messo un po' troppo, quindi si vede un pochino di scia bianca. Ma questa crema io l'ho utilizzata ovviamente a mare, ma anche in città sotto il trucco, non mi ha fatto sciogliere il trucco, mi ha protetto per eventuali ricomparse di macchia. Quest'anno ho avuto sempre le mie solite macchiette qui e le macchie ormonali qui, però non sono state troppo evidenti. Poi che sia anti-age lo scopriremo solo vivendo. Oltre a questa ne ho anche un'altra che ho iniziato a utilizzare quando questa era rimasta nella borsa e quindi praticamente me l'ero dimenticata in borsa, che era finita nello sgabuzzino sotto sotto. Quindi diciamo per il periodo di settembre, tira un po' di corrente, per il periodo di settembre 2021 ho aperto una seconda crema che ora andrò, ve ne parlerò, ve la prendo subito, però poi andrò a conservare in un luogo chiuso, asciutto, eccetera, per riprenderla appena questa finisce, perché credo che sia arrivata più o meno. Sì, non è molto pesante. La crema di cui vi stavo parlando è questa della Garnier Ampre Soleil Innovazione Advanced Sensitive Viso UV Crema Gel, protegge e rinfresca. Praticamente
protezione più protezione molto alta, UVA, UVB e ha in più anche gli UVA lunghi, non un gip allergenico, infrarossi. Questa è da 50 ml. C'è ancora il prezzo sulla scatolina, l'ho pagata 8,50 euro da Idea Bellezza in sconto. Allora, è una crema da confezione da 50 ml, non va scossa e ha la particolarità di essere molto leggera e non so se si nota, ma di un colore verdastro che contrasta, non lo so. Però quando poi la stendi, come puoi vedere, è molto molto delicata, molto leggera, il verdastro non si nota, quindi non diventi Hulk. Questa crema al momento l'ho utilizzata semplicemente sotto il trucco ed è una crema giorno al bacio, mi piace tantissimo, la sto utilizzando ormai sono 2 mesi, sì, no, un mese e mezzo, no, sì, un mese e mezzo più o meno. Ha un bellissimo profumo, mi piace sotto il trucco, non rende la pelle troppo unta, fa reggere fondotinta, fa reggere correttori. Mi è piaciuta molto. Tutte e due le creme, tutte e due le creme solari viso che ho scelto quest'anno mi sono piaciute tantissimo. Ora continuerò a utilizzare questa, poi prenderò questa qui. Ancora un prodotto che c'è qui dentro è lo stick, non cadere, ok, lo stick della Total Block, stick solare viso labbra 50 più molto alto UVA da 8,5 ml, classico stickettone col rotellone sotto, questa lascia ovviamente la scia. Io questo come lo uso? Lo uso sotto il contorno occhi, abbondo, non mi interessa che si vede la patina, le labbra, il naso e quindi poi vado anche un pochino qui e poi su tutti i vari nei un po' più grossi, un po' più pericolosi e sul tatuaggio per evitare che diventi verde. E sì, è abbastanza chium, però idrata le labbra e il contorno occhi, sono state idratantissime quest'estate, mi è piaciuto tantissimo, anche come tra virgolette impacco, cioè anche poco prima di andare via dal mare mi piaceva metterlo sulle labbra e sul contorno occhi come impacco prima di andare a fare la doccia e lavarmi dalla giornata di mare, mi è piaciuto molto. Ultimo prodotto in questa borsina che vedete in una confezione plasticosa perché mi è capitato difettato, quindi il prodotto è fuoriuscito nel corso dell'estate, cioè il prodotto è qui, ma secondo me tutto questo è fuoriuscito nel corso del tempo. Questo è della G-Cube, il Sun Care spray protettivo triplazione Orange Argan, filtri UVB resistenti all'acqua e vegano, formula professionale da 150 ml, un prodotto da spruzzare sui capelli per proteggerlo durante l'esposizione solare. Lascia i capelli estremamente morbidi, profumati, ma che non attrae troppo gli insetti, quindi api, mosconi e tutto il resto. L'unica pecca è che si è rotto e quindi io sono in questo stato. Però sono appena stata dai cinesi e ho comprato lo spray, la confezione vuota, quindi dopo questo video travaserò e conserverò tutto, sperando che anche questo non sia rotto. Speriamo di no. E questo era tutto quello che io tengo in questa pochette. Poco avanti c'è anche un'altra cernierina, al momento non c'è niente, ma non so, ci posso mettere forcine per capelli, le chiavi dell'auto, tutto ciò che deve essere di facile reperibilità all'interno della borsa. In questa pochette ho inserito tutti i prodotti che invece ho utilizzato a casa dopo la doccia. Quindi prodotti per capelli, prodotti viso e prodotto corpo. Da dove partiamo? Direi di partire dai prodotti capelli, visto che l'ultimo prodotto dell'altra borsina è stato capelli, quindi
non fa una piega. E poi anche in senso cronologico, prima ti lavi i capelli e poi ti incremi il corpo, giusto? Giusto. Allora, i prodotti che ho scelto come solari quest'anno per i capelli sono stati sempre della G-Cube, sempre della linea Sun Care, shampoo doppio sole restitutivo, Orange Carrot e Argan. Una confezione da 125 ml, me ne è rimasto tanto così perché l'abbiamo utilizzato sia io che il mio fidanzato ed è piaciuto tantissimo a entrambi. Toglie la salsedine o prodotti residui similari. Lascia i capelli morbidissimi, idratati, leggeri, si risciacqua facilmente, non c'è bisogno di una squintalata. Mi è piaciuto tantissimo. Poi ripeto, il profumo è paradisiaco. Io spero che l'anno prossimo Idea Bellezza riproponga questa linea specifica perché questo shampoo ne voglio fare scorta, ce cioè ne voglio comprare diversi, per così sto a posto per diversi anni. Invece quest'altro prodotto, sempre della G-Cube, sempre della linea Sun Care, è il spray, la crema spray dopo sole, sempre tripla azione, Orange Carrot e Argan. Sempre da 125 ml, questo è uno spray dopo sole che va spruzzato dopo lo shampoo sulle punte, eventualmente anche un po' sulle radici e non va risciacquato, quindi è un prodotto senza risciacquo. Non mi ha fatto impazzire, cioè 2 anni fa G-Cube se ne uscì con un barattolone di cremozzo da mezzo chilo. Quello mi faceva veramente un lavoro di idratazione sul capello molto importante. Questo è un po' più blando, quindi se abbondi poi ti trovi i capelli unti, se ne metti troppo poco e sono ancora disidratati. È stato difficile trovare la quadra, però ormai ce l'ho, l'ho pagato 8,90 €, quasi è cancellato il prezzo, ma più o meno quelli sono i prezzi. Poi, come doposole, sempre della Delise, ho scelto questo doposole Ice con aloe vera e pantenolo, rinfrescante in gel con vitamina E. È una confezione da 250 ml, è un gel molto fresco, di questo bel colore azzurrino, molto profumato, che si stende con molta facilità, si assorbe con leggera lentezza, ma nel frattempo ti dona questa sensazione di fresco. Se c'è un pochino di arietta che entra a casa dopo la doccia, fa quasi effetto brrr, però mi è piaciuta tantissimo. Credo che il prossimo anno ne andrò a prendere un'altra confezione, prossimo anno per me, attuale estate per voi, perché mi è piaciuto veramente tanto. Poi, come prodotto per il viso, quest'anno ho scelto uno spray all'aloe, questa è della Anteas, è Aloe Bio 50, 100% aloe vera, biologica spray, lenitivo idratante. Praticamente l'ho utilizzata prima ovviamente di idratare il viso con tutti gli idratanti. Dopo la doccia, sul viso, spalle, décolleté, cioè i punti in cui il sole viene preso con più violenza durante l'esposizione, per iniziare a dare quell'idratazione che una semplice crema dopo una giornata di mare non riesce a dare, per iniziare a rinfrescare il viso, le spalle, il décolleté. E mi sono trovata veramente bene, andavo spruzzando anche il mio fidanzato, è una confezione da 125 ml, veramente molto comoda ed è veramente rinfrescante e lenitiva. Ok, questo video per l'estate 2022 finisce qua, io spero che ti sia stata utile. Chiedo scusa se l'ho fatto in questa modalità un pochino più diversa, quindi poco live, cioè nel senso ora siamo a ottobre, prima che arrivi l'estate ce ne vorrà, però come vi ho detto sto lasciando questa casa per andare per andare con il mio fidanzato un paio di mesi dai miei genitori per poi trasferirci, se va tutto bene, a casa nostra, quella definitiva, durante il periodo natalizio, quindi ora vorrei impacchettare tutto ciò che non mi serve
l'inverno, primavera, eccetera, e queste cose sono prodotti che andranno impacchettati, chiusi con sicurezza e lasciati in un deposito. Quindi prima che poi li vado a riprendere, sarebbe passato troppo tempo e mi sono anticipata questo video. Io spero comunque che queste recensioni e questo video ti sia stato utile. Se ti è stato utile, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, che Dio sa quali saranno, ti invito a iscriverti al canale. Trovi il link dell'iscrizione qui oppure giù nell'info box. Io ti ringrazio per avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, buona estate 2022!